Allora, quando è stata l'ultima volta che hai dormito come un sasso e ti sei svegliato riposato e pieno di energia senza mettere la sveglia o essere svegliato? A me non succede, da quando avevo circa 6 anni. Sì, per molti ottenere un sonno di buona qualità è quasi impossibile e solleva un sacco di domande, come ad esempio 1. Posso rinunciare al sonno prima di un evento importante? Quando devi prepararti per un esame o essere pronto per una riunione di lavoro, stare sveglio un'intera notte per prepararsi può sembrare una buona idea, ma uno studio del 2015 ha dimostrato che il cervello ha davvero bisogno di riposo prima di un grande evento, perché le informazioni che ricevi durante il giorno passano dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine durante il sonno. Quindi, se vuoi fare per bene un esame o un discorso, non spingerti al limite rimanendo sveglio tutta la notte. 2. Cosa fa una notte insonne al fisico? Anche se non devi memorizzare o ricordare qualcosa di importante, una notte insonne può influenzarti in modi più gravi di quanto tu possa pensare. Dopo 24 ore senza dormire, una persona di solito sperimenta la distorsione della realtà, irritabilità, ansia e confusione. Se il tempo senza dormire arriva a 48 ore, allora potresti avere allucinazioni visive e problemi cognitivi. E nel raro caso in cui qualcuno non dorme per 3 giorni interi, può aspettarsi allucinazioni sensoriali e uditive. Inoltre, la privazione del sonno può portare a un fenomeno chiamato microsleep, che è un breve intervallo, fino a 30 secondi, in cui si perde coscienza senza accorgersene. 3. Posso recuperare il sonno tutto insieme? In realtà, sì, puoi, ed è una buona idea perché attenua i sintomi della privazione del sonno. Tutto quello che devi fare è dormire di più il giorno prima di sapere che non sarai in grado di dormire molto. Uno studio condotto nel 2009 dalla dottoressa Tracy L. Rapp ha mostrato che coloro che hanno riposato di più prima hanno fatto meglio con i test che misurano la concentrazione e il tempo di reazione rispetto a quelli che non lo hanno fatto. Calcola quindi quante ore di sonno perderai. Dividile per i giorni prima dell'evento e aggiungi delle ore extra ogni volta che puoi prima della notte insonne. 4. Si riesce a recuperare il sonno perso? A chi non piace dormire di più durante il fine settimana, giusto? Beh, sembra che sia una buona idea compensare la mancanza di sonno durante la settimana, ma solo se lo fai occasionalmente, altrimenti rischi di ingrassare, almeno sulla base dei risultati di uno studio del 2019 all'Università del Colorado Boulder. I ricercatori hanno trovato che le persone che dormivano regolarmente di più nei giorni di riposo hanno avuto alcuni problemi di salute dovuti al fatto di mettere su del peso. Quindi, sì, cerca di essere coerente con il tuo programma di sonno, anche nei fine settimana. 5. Dormire troppo fa male? Finora ho parlato solo della mancanza di sonno, ma parliamo anche dell'altra estremità. Troppo sonno è stato collegato a un aumentato rischio di obesità, diabete e malattie cardiache. Ma ciò che è davvero terribile è che uno studio del 2018 del Journal of the American Heart Association suggerisce che dormire per 9 ore comporta un rischio di morire più alto del 14%, mentre è del 30% più alto con un sonno di 10 ore. Sembra che dovremmo tutti limitarci a 8 ore. Eh già. 6. E se non posso dormire di notte? Non stiamo parlando di insonnia. Questo è per le persone che, per esempio, lavorano con turni di notte e non possono proprio andare a letto di notte. Beh, certo, finisci per dormire durante il giorno, ma anche se si hanno 8 ore di sonno, si stima che solo il 3% dei lavoratori notturni si adegua completamente a tale programma. La buona notizia è che ci sono modi per ingannare il corpo nel rilasciare la melatonina, l'ormone che ci rende sonnolenti. Prima di tutto, trascorri più tempo possibile in un luogo ben illuminato durante il turno di notte. Inoltre, evita quella luminosa luce del mattino quando vai a casa indossando occhiali da sole. Quando finalmente vai a letto dopo il lavoro, chiudi tutte le persiane e le tende, indossa una maschera per dormire e usa i tappi per le orecchie. Vuoi totale oscurità e silenzio per un sonno di buona qualità. 7. Perché mi sento così stanco dopo un sonno lungo ma non costante? Questo perché un sonno prolungato, che è stato interrotto costantemente, è praticamente lo stesso di una notte in cui hai dormito poco. Nel 2014, i ricercatori dell'Università di Tel Aviv hanno fatto dormire un gruppo di partecipanti per 8 ore, ma li hanno svegliati tutti 4 volte per 15 minuti durante la notte.
Il gruppo con il sonno interrotto ha finito per avere lo stesso abbassamento di qualità nella produttività e affaticamento generale di coloro che hanno avuto solo 4 ore di sonno indisturbato. Se qualcosa ti sveglia di notte, che si tratti di andare in bagno o a causa del tuo partner che russa, è meglio risolvere la causa del problema. 8. Fa male mangiare prima di dormire? Nel 2011, i ricercatori brasiliani hanno deciso di scoprire se mangiare prima di andare a dormire ha qualcosa a che fare con la qualità del sonno. Hanno concluso che, fondamentalmente, più pesante è il cibo che si mangia, peggio si dorme. Le persone che si concedevano cibi supercalorici avevano bisogno di più tempo per addormentarsi e si svegliavano più spesso durante la notte. Inoltre, la maggior parte dei nutrizionisti ed esperti del sonno concordano sul fatto che è meglio mangiare l'ultimo pasto della giornata almeno 3 ore prima di coricarsi. Non fa bene addormentarsi a causa della sonnolenza da digestione. 9. Allenarsi la sera può disturbare il sonno? Vuoi alzarti presto e fare degli esercizi? Ovviamente sì, ma poi chi lo fa? Quindi cerchi di essere diligente e preferisci farlo la sera prima di andare a letto. Buon per te, ma in questo modo non rischi di rinunciare a una buona notte di riposo per avere un bel fisico? Eh no, per niente! Secondo un sondaggio della National Sleep Foundation, nel 2013, una schiacciante maggioranza, l'83% delle persone che si allenano in qualsiasi momento della giornata, compresa la notte, ha riferito di dormire meglio di chi non fa nessun tipo di attività fisica. E il 50% delle persone che si allenano regolarmente hanno dichiarato di dormire ancora meglio nei giorni in cui si allenano rispetto a quando non lo fanno per niente. 10. I sonnellini pomeridiani fanno male? Gli esseri umani sono in realtà progettati biologicamente per fare dei sonnellini nel pomeriggio. È una parte naturale del nostro ritmo circadiano. Sfortunatamente, la nostra cultura del lavoro non ha ancora apportato questo aggiustamento, il che significa che dubito che il tuo datore di lavoro sarebbe contento se ti mettessi a sonnecchiare dopo pranzo. Ma se riesci a fare un pisolino a metà giornata, fallo. Assicurati di farlo bene. Un pisolino di 20 minuti ti darà una buona dose di energia e un pisolino di 90 minuti è perfetto per rafforzare la memoria e migliorare la creatività. Tuttavia, se dormi per 30 minuti, ti sentirai solo intontito e ancora più stanco, perché ti sveglierai proprio nel bel mezzo del sonno più profondo. 11. Come posso superare il jet lag? Ah, una cosa che può davvero rovinare un viaggio. Quello che puoi fare per prevenire il jet lag è preparare il tuo corpo pochi giorni prima della partenza, dormendo un paio d'ore prima del solito se ti stai dirigendo verso est, o stare sveglio 1 o 2 ore in più se devi andare ad ovest. Durante il volo bevi molta acqua e cerca di non esagerare con i carboidrati. E quando finalmente hai raggiunto la tua destinazione, entra nel ritmo locale nel momento in cui scendi dall'aereo. Non importa quanto allettante sia il letto dell'hotel. E tu, quante ore dormi di solito? Fammi sapere nei commenti. Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, dai a questo video un mi piace, condividilo con gli amici e ricorda che ci sono altri interessanti video da guardare sul lato positivo della vita.